Una delegazione dell'associazione Alzheimer Uniti Italia ha fatto visita qui a Pieve Torina. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo è quello di valutare la condizione dei nostri anziani, di coloro che si sono scompensati durante questa tragedia che ci ha colpito, che è il terremoto e che ci ha messo oggettivamente in ginocchio. Stiamo tentando di promuovere dei progetti che vadano in funzione della nostra collettività. Stiamo valutando opportunità per tentare di dare delle risposte alla gente che ancora vive all'interno delle tende e che è stata delocalizzata anche lungo la costa. In questo modo, attraverso quindi la predisposizione di un qualcosa funzionale alla nostra collettività, un qualcosa che vada negli interessi della gente, insieme a questa associazione Servizi Sociali stiamo predisponendo un piano che, se ci verrà accolto dalla regione e dagli organi più in alto, quelli statali, riuscirà a dare una risposta a quelle che sono le esigenze delle famiglie, dei malati e di tutti coloro che in questo momento sono deboli, si trovano in una condizione di difficoltà. A questo deve accludersi che a 2 mesi dal sisma ancora gran parte della popolazione che vive in questi territori è alloggiata e che non può lasciare questi territori perché non si trova nella facoltà di poter decidere se andare o restare, quindi necessariamente deve stare in questo territorio alloggiata sotto delle tensostrutture o in alloggi di fortuna. Ecco, noi stiamo predisponendo l'area container. Questa mattina abbiamo avuto visita il Vasco Errani, il commissario straordinario, e Curcio, il responsabile della Protezione Civile Nazionale. Questo ovviamente per tentare di seguire i lavori e dare un'accelerazione in funzione del freddo che ormai è arrivato, in funzione anche delle condizioni igienico-sanitarie della popolazione. Il tipo di container che arriveranno? Il tipo di container sono quelli di un campo container dove non ci sono i servizi interni, dove ovviamente c'era solo questo tipo di alloggio, e lo stesso la popolazione, gli operai, quelli che fanno circa 160 km al giorno, quelli che fanno i turni durante il periodo invernale che si debbono alzare alle 2:30, non si trovano la possibilità di poter scegliere se accettare quel tipo di container oppure no, e quindi l'abbiamo preso anche con l'amaro in bocca. Una visita ufficiale dell'associazione Alzheimer Uniti Italia per le zone del terremoto qui in provincia di Macerata. Quali sono gli obiettivi che vi ponete? Noi ci poniamo non solo come Alzheimer Uniti, ma anche come società scientifiche che riuniscono i medici di tutta Italia che si occupano di anziani. Lo scopo è quello di vedere cosa si potrebbe fare in un futuro. Noi non siamo venuti qua con la voglia di dare un giudizio o di ispezionare, non è il nostro mestiere. Il nostro mestiere è quello di partire da questa esperienza, di confrontarla con altre esperienze in giro per il mondo e di fare in modo che di fornire agli amministratori locali e alla Protezione Civile, a tutti i corpi dello Stato e locali che lavorano in questo ambito, di poter in futuro avere alcune linee guida, sapere cosa fare per assistere gli anziani, in particolare gli anziani fragili. Noi sappiamo che in questa zona vivevano moltissimi anziani, che in alcune zone gli anziani erano più della metà della popolazione. Questi non possono essere abbandonati, no, certamente, non possono nemmeno essere abbandonati negli alberghi della costa, perché soffrono psicologicamente, sono malati molto spesso, e quindi bisogna trovare delle modalità di risposta specifiche, che non vuol dire portarli tutti in residenze per anziani, ma vuol dire certamente riuscire a costruire una rete all'interno della quale questi si trovano e passano i prossimi anni. Non sappiamo quanto ci vorrà per ricostruire il tessuto umano, ricostruire i paesi, ricostruire le comunità, ma non possiamo avere, un settantenne non può avere davanti a sé un periodo vuoto di speranza in attesa che venga costruita questa, ricostruita la comunità. Dobbiamo cercare di fare già oggi delle micro comunità di anziani e delle loro famiglie ben assistiti dal punto di vista psicologico, dal punto di vista somatico, clinico, in maniera che possano
godere di un minimo di speranza. Certo, noi tutti ci auguriamo che la risposta definitiva possa arrivare al più presto, però non possiamo far finta che questi anni di attesa non siano terribilmente difficili per queste persone. Noi siamo venuti qua per dare delle indicazioni, per costruire delle linee guida, se possibile, che possono essere utili in futuro. Come mai una comunità scientifica decide di fare un vero e proprio tour nelle zone terremotate? Beh, forse tour è un po' eccessivo, direi che questa, diciamo, nostra venuta vuole essere innanzitutto significare il segno di una solidarietà, che nonostante, diciamo, non si mangia con la solidarietà, è sempre molto importante sentire che una comunità nazionale come le nostre società sentono questa necessità, può essere un segno importante. Secondo è per mettere a disposizione, non nell'attuale, ma delle competenze culturali per cercare di creare una diciamo linea guida, un protocollo che possa in qualche modo essere utile per il futuro. Noi siamo un po', diciamo, tra virgolette scienziati, cioè osserviamo quello che accade per cercare di imparare per il futuro, e questo, diciamo, è il significato di questa nostro di questa nostra venuta a questo territorio. Quindi c'è la concreta possibilità che quello che accadrà qui a breve faccia scuola. Esatto, proprio così, perché per la prima volta in realtà nasce l'esigenza di affrontare un disastro, un terremoto come questo in una zona così vasta, accompagnato ad una sensibilità per il pianeta anziano. Diciamo, ecco, nel passato erano le scuole, i bambini, erano i soggetti più fragili. Oggi insieme a questi abbiamo la fragilità dell'anziano disabile, dell'anziano con problemi.